Buongiorno a tutti. Siamo qui con Alessia Polita, l'avete riconosciuta. Ciao Alessia. Ciao Carlo, ciao. È il bello della diretta, non ti preoccupare, anche a me capita. E dicevo, come ci eravamo detti prima, è un'intervista questa, beh, che mi fa innanzitutto molto piacere, ma poi che avevo paura a fare perché io avrei tante cose da chiederti che riguardano anche delle cose che magari possono essere dolorose, che possono procurare ricordi dolorosi, però mi hai detto che tu non hai problemi, poi ti conosco, sei una guerriera e quindi insomma partiamo, ecco, facciamola questa intervista. E tanto per parlare, tu sei nata innanzitutto, si può dire, tanto sei giovane, nell'85, 26 agosto. A Iesi, che come dico sempre, a Iesi mangiano i bambini, mangiano i bulloni e bevono l'olio castrol perché siete tutti lì, Falappa, te, il mio amico Eloy Chiariotti, tuo fratello, insomma, un elenco che non finisce mai, no? E così, vabbè, hai incominciato a correre perché non potevi far diversamente, credo. Nella tua famiglia correvano tutti quanti, no? Esatto. Come Beh, hai iniziato? nonostante mio babbo e anche mia mamma avessero la passione per la moto, Carlo, non è che è stata poi così semplice per me poter andare in moto, perché mio fratello, avendo iniziato da piccolo, aveva già avuto diversi incidenti e quindi mia mamma e mio babbo mi dicevano sempre: sei una femmina, abbiamo paura che ti fai male. E hanno cercato di pilotarmi in altri sport, che comunque, per esempio, il pattinaggio, io facevo pattinaggio corsa, ho vinto diverse gare, però ti dico la verità, Carlo, andavo bene nello sport perché probabilmente sono portata. Però non ero mai appagata veramente, finché a forza di stressare mio babbo mi ha portato di nascosto per il mio compleanno a Misano con un 250 SP Aprilia e da lì, diciamo, è cominciato tutto. E ti parlo di agosto 2000. Agosto 2000 sono salita per la prima volta in pista a Misano. Dopodiché, e poi vabbè, io mi ricordo, ora ho dei vaghi ricordi, intanto ho visto il tuo cagnolino che è passato dietro, no, benissimo, ho vaghi ricordi, nel senso, mi ricordo una volta a Brain Search che facevi, ti ricordi che, perché allora io lavoravo in un'azienda di caschi, tu usavi quei caschi lì, e insomma quando correvi eri parecchio cupa, un po', sempre un po' arrabbiata, ma grintosissima. Ma sai, Carlo, che questa cosa me l'hanno detta in parecchi, tant'è che quando mi sono fatta male, che in tanti sono venuti a trovarmi a Montecatone, rimanevano sull'arco della porta. E io dicevo: ma perché rimani? Perché rimani? Perché noi ti vedevamo in autodromo, eri sempre un po', sembravi sempre incazzata. E io poi gli spiegai: no, guarda, non è che ero incazzata, è che io avendo corso sempre e solo con mio babbo, non avendo un team, diciamo che oltre a pensare ad andare in moto, andavo al sospensionista, andavo dal gommista, quindi avevo tante cose, Carlo, che sai benissimo come correvo io. Quindi diciamo che è perché avevo il cervello tanto occupato, tant'è che quando andavo in giro col motorino nel paddock, a volte mi salutavano le persone, ma cioè, vedevo, ma non, il mio cervello non captava, quindi non salutavo e sembravo antipatica, ma non era No, mia no, intenzione esserlo, insomma. capisco benissimo, proprio per dirti già allora, insomma, eri molto grintosa. Sì. Correvi con i maschi, tu hai cominciato a correre con le gare normali, tra virgolette, non solo femminili, il femminile è arrivato dopo, no? Il femminile è arrivato dopo, sì, perché io ho iniziato nel 2001, non so se ti ricordi, ma è stato l'ultimo anno che c'è stato il trofeo Challenge Aprilia, Sì. e dove poi sono usciti tanti campioni come Michel Fabrizio, Dovizioso, e io sono uscita. Roccoli, Scassa, una marea. Sì. E non c'erano gare femminili, facevano una piccola classifica a parte, ma eravamo in quattro e eravamo 90 iscritti, mi ricordo, infatti facevano diverse batterie perché eravamo veramente tanti. E soltanto la prima gara io sono andata in finale B, che per me è stato un fallimento totale, che magari c'erano dei piloti che erano contenti di vincere la finalina, no? E beh. Io mi sarei voluta nascondere perché per me era un fallimento totale.
Difatti, dalla seconda gara in poi, sono stata sempre in finale A e per 3 anni ho corso con i maschi fin quando nel 2004 è nato il trofeo motociclista. Poi vabbè, poi hai vinto quello, sei stata campionessa d'Europa, eccetera, eccetera, però ecco, poi arriviamo purtroppo al 15 giugno 2013, c'ero anch'io lì a Misano, mi ricordo di mattina, Era 9.02 è successo infatti, mi ricordo perché ero in sala stampa, ho visto bandiera rossa, è caduta Alessia, dico vabbè sai, quanti ne cadono, quindi non è che ho detto oddio, e mi ricordo che anch'io era da poco che eravamo in, insomma era mattino, e poi invece, ecco, cosa ricordi? Questa è una delle domande che, ti ripeto, se vuoi rispondimi, se no, cosa ricordi te di quell'incidente, di quella caduta? Cosa? Allora, io vai tranquillo Carlo, perché le moto per me sono la mia vita, quindi non ho nessun problema a raccontare quello che è successo. E diciamo che c'è stato un incastro di cose, Carlo, perché come ben sai noi eravamo 40, no? Al tempo alla Stock 600. Caso vuole, io di solito aspetto sempre 2 giri prima di cominciare a tirare nelle qualifiche. Quel giorno, avendo visto la pista vuota, ho cominciato a tirare appena entrata in pista. Mi ricordo che già alla quercia io iniziai a pensare al giro perfetto, no? Anche perché alle 9 era fresco, sì. Era proprio la temperatura ideale, giugno, no? E sono arrivata alla Misano 1 e pooi alla Misano 2. Io, Carlo, mi ricordo questa cosa che mi è rimasta tanto in mente, come se la moto è imbizzarrita, che poi ancora, cioè, distanza di 7 anni non si è capito cos'è successo, perché poi la moto è andata sia alla centralina, in Giappone addirittura, non si sa cos'è successo. Io mi ricordo solamente il momento in cui sono stata catapultata, io, Carlo, mi sembra di aver visto i granelli di asfalto come in una lente di ingrandimento. Quindi ho visto questo asfalto, ho scivolato e poi, avendo avuto un trauma cranico, mi sono risvegliata appena hanno aperto le porte dell'ambulanza davanti all'infermeria. La prima persona che ho visto era mio babbo, che mi ha chiesto: Alessia, come stai? E io al momento, quando mi ha chiesto come stai, mi sono resa subito conto che non sentivo le gambe. E io gliel'ho detto, babbo, guarda, non mi sento le gambe. Babbo, lo conosci? Dai, sarà la botta, Alessia, no? E io ho fatto, no, babbo, non è la botta. Io in quel momento mi sono resa conto di essere rimasta paralizzata, perché l'anno prima, quando si fece male la scorsa, a Imola, dopo Reni, a Misano, non è che si è sentito i tanti piloti che erano rimasti in serie. Quindi quando successe alla scorsa, io seguì tutta la sua trafila, no? Ero lì a Imola anch'io, purtroppo. Rimasi tanto impressionata, perché non riuscivo a capire che cosa succedeva al corpo nella paralisi. Quindi l'ho seguito, e tant'è che un anno prima io a mio fratello gli dissi: guarda, se succede una cosa del genere a me, fai staccare tutti i macchinari, perché io non voglio, cioè io sulla sedia non ci voglio vivere. Guarda caso mi è successo. E quando sono entrata in infermeria, Carlo, all'inizio sono stata calma, poi ho cominciato a dire, la prima cosa a cui ho pensato, Carlo, oggi è l'ultimo giorno che io sono andata in moto. Cioè non è che ho pensato, ho detto oggi è l'ultimo giorno che sono andata in moto, oggi è l'ultimo giorno in cui io ho camminato, oggi è l'ultimo giorno di tutto, nel momento in cui il mio cervello ha leggermente lavorato, ho cominciato a dare la matta. Tant'è che ho cominciato a gridare, chiamavo Eddie, finché poi mi hanno fatto una puntura per addormentarmi, perché io mi ricordo che nonostante avessi poi 7 costole rotte, perforazione dei polmoni, bacino rotto, ho rotto la D12, la L1, la L2, la L3 e la D8, io riuscivo a divincolarmi, Carlo, cioè riuscivo comunque a dire no, lasciatemi, mi volevo tirare su. E poi mi sono risvegliata al Bufalini. Ascolta, dolore, non oso pensare quanto.
Dolore fisico zero, ma dolore al cuore. Al dolore fisico, io Carlo mi sentivo come anestetizzata, ti dico la verità. Ecco, no, io appunto non ho mai capito se uno ha del dolore oppure questo fatto che sia paralizzata non ha dolore. Ora, detto No, così un no, no, io po' brutalmente, sentivo un forte formicolio alle gambe che inizialmente. Dicevo, o mi si è staccate le gambe, mi si sono staccate le gambe, perché poi, non lo so, io proprio l'impatto proprio non me lo ricordo, quindi o mi si sono certo. staccate le gambe o è paralisi, quindi comunque sia. Poi un attimo, nella frazione di pochi secondi, ho cominciato a dire il dolore non arriva e sentivo questa pesantezza, come se una montagna mi stasse sopra le gambe. E da lì ho capito che era la paralisi, perché sentivo proprio un formicolio, come quando a noi si addormenta un arto, no? E solo che è un pochino più amplificato, e lì ho capito. Però dolori, nonostante avessi quasi tutto rotto, Infatti. ti dico la verità, in quel momento non l'ho sentito. E poi da lì a Montecatone, niente, io ora dico io, nel senso noi da fuori, parlo di me, ma è quello che noi vivevamo lontani da te, anche se poi io avevo, insomma, avevo pensato io con altri di venirti a trovare, però non sei, insomma, alla fine non ci siamo riusciti e poi tu sei andata via da Montecatone, grazie a Dio. E a Montecatone io parlavo con tuo papà e dicevamo è una leonessa in gabbia perché chiaramente eri giustamente rabbiosa, eri giustamente arrabbiata col mondo, insomma, difficile, no? Accettare perché, insomma, ecco, sono quelle cose così. E come ti sentivi tu in quel momento, in quei momenti? Bah, arrabbiata, forse incazzata nera è il termine esatto, Carlo, incazzata nera. Perché non realizzi che ti sia successo a te. Cioè, non dici, ma io a un certo punto dico, ma è possibile, sto vivendo questa favola, cioè questa favola, questo Questo incubo incubo. è vero o non è vero? È arrivato a un certo punto che non mi rendevo conto, sono talmente tante le emozioni. Brutte, forti, veramente, cioè, ti prendono gli organi queste emozioni, ti prende tutto, anima, testa, cuore, che tu non riesci a elaborare così velocemente questa cosa. Quindi dici, ma è vero? E, essendo una persona molto super iperattiva, invece di sfogarmi in modo delicato, diciamo che l'ho presa. Inizialmente a Montecatone facevo tanta fisioterapia, quindi cercavo di stare in compagnia e diciamo che stando in un posto molto battato e non vedi la realtà al di fuori, riesci bene o male a viverla. Quando sono arrivata a casa, Carlo, è stato un trauma, sono andata giù 42 kg, non mangiavo più. Oltretutto ho avuto anche la sfortuna, che poi non l'avevo quasi mai raccontato perché quasi mi vergognavo, no? Ma io non posso vergognarmi di qualcosa che mi è successo. Mi è venuta una bruttissima piaga da decubito, dove io Certo. addirittura avevo il coccige esposto, ma era una cosa così, considera Carlo, che 90 punti mi hanno dato. Mi era partita un'infezione che se mi arrivava al midollo io non ce l'avrei fatta. E lì mi sono lasciata andare, ho detto voglio morire, tant'è che non mangiavo più, ero arrivata a 41 kg, tu renditi conto, no? Non c'era più niente. E quindi oltre alla voglia di non voler andare più avanti ero incazzata, tiravo piatti, bicchieri, e mio fratello è andato via dalla disperazione, eh. Ha detto se tu sei matta bisogna che ti vai a parlare, perché io ho messo a dura prova tutti. Tutti, perché poi mi conosci Carlo, io sono, cioè non è che mi filtro molto come persona, e quindi è Però, stata. insomma, ecco, da lì in poi è nata un'altra Alessia. Io volevo solo dire due cose. Quello che mi ricordo di quel periodo, ti ripeto, dico sempre la mia, ma non per protagonismo, ti voglio far capire noi da fuori come ti vedevamo, no? Da lontano. Oltre appunto a capire assolutamente tutto, compreso quello che hai detto prima, che uno magari a un certo punto può anche dire, vabbè, ma io non voglio più andare avanti, no? Vabbè, insomma, non voglio entrare nel personale, come sai,
ci sono, insomma, anch'io ho avuto qualche problemino e ci sono delle volte che dici, ma boh, lasciamo per. Poi intervengono tante altre cose, gli amici, gli affetti. E nel mio caso tanti amici, nel tuo indubbiamente, nel tuo caso anche una famiglia fantastica. Io sono innamorato di tuo papà. Ecco, raccontaci un po' di quanto la tua famiglia ti ha aiutato. Tantissimo, anche se diciamo che l'aiuto più grande l'ho dovuto dare io. Strano, ma vero, perché mio babbo parla poco, ma per me mio padre è la metà del mio cuore, quindi non c'era bisogno che parlasse, lo capivo. E lui si sentiva molto responsabile della mia paralisi. E finché un giorno io gli ho detto, babbo, io a te devo solo ringraziare, perché mi hai fatto vivere 12 anni di motociclismo più belli della mia vita. E io ho detto, cioè, non la prendere come stai in sedia per colpa mia, perché io ti ho stressato fino a 16 anni, che non, per andare in moto te ne avrei stressati anche altri 16, quindi io ti devo ringraziare, non ti sentì in colpa, babbo, che mi sarebbe successo anche se stavo da un'altra parte. E mia mamma, ti dico che era andata abbastanza giù, no? Mi dice sempre, io ho fatto una figlia sana, me la ritrovo in sedia. Quindi diciamo che sono dovuta essere forte io per trasmettere forza ai tuoi, perché se tu ti vedi giù, se ti vedono giù, Carlo, è normale che sono giù anche loro. Però la fortuna comunque di avere una famiglia unita, che mia madre ha tollerato i piatti volanti e i bicchieri che si spaccavano nei muri, questo è perché comunque ho una famiglia che mi sta vicino. Poi a mio babbo, se mi dicevo, babbo, portami a fare giro in moto, babbo mi portava, quindi sempre che mi ha confidato, ecco, nelle mie voglie, mi hanno veramente sostenuto in tanti momenti, quindi è importante, siete veramente importanti in queste fasi, Carlo. E così l'affetto anche degli amici, no? Parlo, insomma, ti dico io, vabbè, insomma, l'esperienza di così, quanto uno magari non immagina, no? Quanto può essere anche d'aiuto un SMS, un messaggino, cioè aiutano nell'insieme, insomma, sentire tanto l'affetto delle persone, tanto, penso sia importante. Anche se non, ti dico la verità, io non rispondevo a tutti, però perché comunque non ero nell'anima, cioè nella condizione di voler rispondere, non mi andava, però riceverli e leggerli mi aiutava tantissimo. Io ti dico che il mio stimolo più grande è stato proprio all'inizio, appena ero a Montecatoni, sono state veramente le migliaia di persone che mi scrivevano su Facebook, Instagram, e sono state loro il primo motore per ripartire. Sembra strano, ma quando ho visto tutto questo affetto attorno a me, che magari da in piedi, sì, ce l'avevo, ma non così, così forte e grande, dopo che mi sono fatta male, lì è stata veramente la prima motivazione per ripartire. Quindi avere la vicinanza di amici credo che sia una cosa molto importante in questi momenti, anche se ti assicuro, Carlo, che molti ti abbandonano. Sì, ah beh, ma è una, sai, lì è un bivio. In quel momento tu vedi, almeno ti ripeto, la mia esperienza rispetto alla tua è un microbo, ma quel poco che ho capito e che voglio soprattutto sapere cosa ne pensi te, lì è uno spartiacque, lì distingui subito chi ti vuole bene da chi invece, vabbè, per carità, e non gliene fa, e non c'è da fargliene un torto, nel senso, voglio dire, se non è interessato, non è interessato. Però lì è una bella, insomma, lì vedi subito, no? Sì, che all'inizio ti può anche dispiacere, poi dopo veramente non... esatto, proprio così. Cioè, male può rimanere. Poi ti fai anche altre conoscenze, no? Che in questo caso è molto importante, soprattutto perché appena arrivi in serie un po' di insicurezza, Carlo, ce l'hai. Mamma mia. Tanta insicurezza. Posso immaginare. Proprio comincia a dire, io sono diversa, perché comunque la società ti porta ad essere un pochino emarginato, quindi sono diversa, non mi guarda nessuno. Gli amici se ne vanno, quindi questo è uno dei più grandi dolori che devi affrontare. Poi però quando hai persone nuove che ti scelgono così,
le preferisci a quelle vecchie, perché quelle vecchie dici, beh, ci sono perché già le conoscevo, no? Invece quelle nuove dici, stanno qui perché non vedo... Perché sei tu. Perché sei tu, non perché sei Alessia che correva in moto, non perché, che ne so, perché ti intervistava la televisione. Sei Alessia e quindi ti vogliono bene, infatti questa è una cosa importante. Però prima tu dicevi appunto che hai detto a tuo padre, giustamente, non è colpa tua, non è colpa di niente, è un po' il destino. Mi ha fatto venire in mente quando il papà di Simoncelli, nelle varie interviste, più volte ha detto non c'entra niente, se non avesse corso in moto faceva il muratore, quel giorno cadeva dall'impalcatura. Il destino, no? Tu ci credi? Cioè, anche tu pensi così? Sì, Carlo, tantissimo, anche perché la realtà che ho vissuto io, quella di Montecatone, ti fa rendere conto di questo, no? Perché io dico sempre, noi eravamo tanti giovani in quell'ospedale, no? In quel centro riabilitativo più che ospedale, e in moto eravamo soltanto in tre, resto erano per delle cose assurde, capito Carlo? Era per chi faceva i tuffi in piscina, addirittura un papà semplicemente teneva per mano il figlio sempre a bordo piscina, sai che scivolò sul pavimento, no? Lui è semplicemente caduto e è rimasto in sedia, cioè delle cose assurde, capito? Che dici, vedi, quando tu hai quella X nel calendario, tu puoi scappare dove vuoi. C'era una signora che dormiva nel letto, gli è caduto un quadro sul collo, è rimasta tetra. Quindi, cioè, questo ti fa capire che se tu hai un momento, cioè il tuo momento, tu puoi stare dove vuoi, anche nel tuo letto. E non... Sì, questa è una cosa che mi è sempre premuto a dirla, perché tante persone mi dicevano, beh Alessia, che pretendevi, andavi in moto, sapevi che ho quello o la morte, ma che cavolo state a dire? Cioè, che oltretutto il motociclismo è uno dei sport, nonostante sia alto rischio, ne succedono per fortuna pochissime, perché se tu pensi che tutte le persone che corrono in moto succedono le tragedie, ma come succede nel calcio, ma non sono così tante, nonostante si vada a 350 all'ora, capito Carlo? Però spiegarlo alle persone non è semplice, perché la moto per molte persone è pericolo. Io quando è successo a te ho pensato... Cioè, quando si pensa a queste cose, quanta gente è caduta in quella curva, Alessia? Cioè, centinaia, voglio dire. Però, e poi la pista pericolosa, non voglio entrare nel discorso di Misano, però quando si girava all'altra parte sono caduti 1000 persone, 1000 no, ma centinaia sì, e Rene è rimasto purtroppo sulla sedia. Hanno invertito la pista, sono cadute a centinaia di persone e tu sei rimasto, cioè non c'è una spiegazione se non quella del destino, per cui vabbè, così. Ma ci cade Matteo Bagliocco dopo due o tre settimane dal mio incidente, non si è fatto niente, cioè... Ma ne sono caduti tanti anche dopo, voglio dire, non è quello, è sempre una serie di concatenazioni. E lo dicevamo prima quando ci siamo sentiti prima dell'intervista, che io ho ricostruito un po' di date e sono rimasto veramente sconvolto perché non me lo ricordavo, purtroppo. 15 giugno l'incidente a te, il 21 luglio, sempre 2013, Andrea Antonelli, e il 27 agosto, quindi tra l'altro un giorno dopo il tuo compleanno. Bravissimo. Vabbè, è successo l'incidente di La Marra, no? Poi basta, cioè, veramente ti dico. Io ho fatto le danze. Io avevo paura, dico, sicuramente sto sbagliando, no? Perché sembra un libro scritto da non si sa da chi. Un disastro, Carlo. Io guarda, sono stati per me 3 mesi, cioè che non solo la sfortuna di quello che ti è accaduto a me. Un mese dopo sto per Montecatone tra i miei pensieri e sento in televisione la morte di Andrea, che comunque per me Andrea era un amico, abbiamo iniziato a fare, abbiamo fatto quel programma televisivo nel 2005 insieme e già è stata dura quella. Dopo 73 giorni il mio fidanzato lo ritrovo in coma senza sapere se sopravvive, se rimane con dei deficit.
al Bufalini di Cesena, dove ero io stata ricoverata con gli stessi medici, perché lui stava nella mia stessa sala, solamente stava a due letti dopo il mio. Tant'è che quando sono arrivata a Cesena, al Bufalini, i dottori mi hanno visto perché si ricordavano benissimo di me, perché Eddie, anche quando c'ero io a l'una di notte, andava a suonare l'animazione, voglio vedere Alessia, e veramente i dottori sono stati sempre molto bravi con noi. E quando mi hanno visto mi hanno detto: Alessia, noi da quant'è che lavoriamo qui non ci è successa mai una cosa del genere, tant'è che loro mi abbassavano il letto perché io ovviamente stando in sedia tutto intubato, Eddie era veramente un disastro, Carlo, io non l'ho riconosciuto. Tu considera che io appena arrivata me l'ha indicato il papà Eddie, perché io non lo riconoscevo. Non aveva una testa così. Dopo però nel suo caso non è cambiato niente, è rimasto matto come prima, io ormai lo vedo spesso. Per fortuna sì, è rimasto molto, sì, è rimasto. Ha avuto anche una ripresa molto veloce, Eddie, per sua grande fortuna, nonostante quello che ha avuto, lui già a novembre stava veramente molto bene, per fortuna, perché... Beh, sai, lui, scusami, a volte ti interrompo, ma si chiacchiera... Lui aveva un obiettivo che l'ha fatto saltare giù dal letto, tra virgolette. Lui voleva tornare a correre, e non ti dico come sono stato contento l'anno scorso quando ha vinto il National, perché poteva essere il National o il Mondiale MotoGP, non me ne frega niente, ma insomma è tornato a correre e a vincere, questo mi ha aperto il cuore, no? Sì, 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 anche se lui è rimasto molto a quella carta non giocata nel 2013, Carlo, ti dico la verità. Lui molto spesso dice: se non me l'ho fatto male, ero arrivato al Mondiale. Mi rendo conto che è vero che si deve pensare prima alla salute, però io capisco anche da parte sua che quando sei a posto poi pensi a quello che hai perso, Carlo, no? E quindi per lui diciamo che ne soffre ancora di quel 2013, perché poi è passato il tempo, Carlo, diciamo la verità, al tempo. Vabbè, certo. Adesso ne ha 30, e contentissima anch'io che ha vinto il National Trophy, però mi rendo conto che per lui comunque quel sassolino alla scarpa ancora non se l'è tolto. Sicuramente no, però torniamo un attimo indietro di poco, di un mese, all'incidente di Andrea. Io mi ricordo di quello che tu avevi detto, e lì mi ha dato speranza per te, nel senso, fino a quel punto io ti vedevo personalmente, poi potevo sicuramente sbagliarmi, sempre un po' arrabbiata, sempre ancora nella fase vaffanbrodo che mi è successo, scusate il termine. Però lì invece tu hai detto, Andrea è morto, io invece sono ancora viva, sono su una sedia a rotelle, ma sono viva. Quello mi ha fatto capire che stavi girando, stava cambiando la tua situazione mentale. Perché riparti da quello, Carlo, perché al momento sei presa ovviamente dalla tua situazione a cercare di capire, no? La tua nuova realtà, che è totalmente diversa da quella che vivevo fino a un mese prima. Poi la morte di Antonelli, ho detto: cacchio, un attimo, cioè Arnaldo e Rossella, che sono i genitori, non hanno più nemmeno la possibilità di scambiarci una parola, quindi forse è meglio così che stare sottoterra, capisci? Ma è ovvio che questi sono gradini che devi fare in questo percorso piano piano, perché è talmente tutto troppo veloce che fai anche capire, hai difficoltà a capire quello che ti succede attorno. Poi purtroppo, perché non avrei voluto incominciare a capirlo così, con la morte di Andrea, purtroppo ti ripeto, ho cominciato a dire che la vita era più importante, che anche se in sedia, piuttosto di morire. Quello è stato il primo passo. Che il mio è durato per 5 anni, Carlo, me l'avevano detto i dottori, mi ha detto: per chi è stato sempre una persona molto attiva, è sportiva, ci impiega qualche anno in più. E mi avevano detto 5 anni, e così è stato, Carlo, perché i processi sono lunghi, ti dico, all'inizio volevo morire, poi quando ho toccato il fondo, che secondo me è stata quella la mia carta vincente,
toccare il fondo, perché io non credo alle persone che gli succedono queste cose e sono quasi sorridenti. Quella è una maschera che portano, punto. Quindi la mia carta vincente è stata toccare il fondo, perché ho detto ho due strade, perché ero arrivata veramente deperita, un disastro, o decido di morire o decido di vivere. In quel momento io ho detto no, io voglio vivere, posso avere una famiglia, posso fare attività sportiva, Carlo, posso fare tutto quello che voglio, posso vivere da sola. E da lì, toccando il fondo, piano piano sono ripartita. Ho cominciato a capire cos'è che mi piaceva, perché non potendo più andare in moto, mi sono sempre identificata come pilota, ho detto e adesso? Adesso che succede? Quindi ho cominciato a fare tante attività, mi sono lanciata con il paracadute, sono andata con il kart. Che ti sono segnate tutte qua, ce n'è una marea, sì. Go-kart, automobile, sci, eccetera, ma vabbè. Tutto, ho provato veramente tutto, quel kart andavo anche forte, però è come un po' il pattinaggio, no? Andavo bene, però non mi appagava. Quindi troppe ruote sono. Bravo, bravo. Esatto, è vero, Carlo, è verissimo. Finché poi ho provato questo monosci che... Com'è andata lì? Perché a un certo punto eri rilanciatissima in tutti i sensi. Poi è un po' sparito. Non è che è sparito, Carlo. Io mi sono anche comprata, sono riuscita a comprarmi il monosci, quel maledetto monosci di 7.000 euro. Il problema, Carlo, ho fatto fatica a trovare sponsor, perché io ero pronta a partire. Anche lì, la vecchia, la solita storia, come nelle moto. Sì, perché il sci costa tantissimo. Poi io mi sarei dovuta rispostare di nuovo. L'anno scorso stavo a 70 km da Campiglio e quindi ero riuscita a trovare una casetta con una spesa, insomma, di 300 euro al mese, che riuscivo bene o male a farlo di tasca mia. Ci ho provato, dico ci investo quest'anno sperando che arrivi qualcosa. L'anno dopo avrei dovuto spendere 3.000 euro al mese, Carlo. Quindi per me è stato veramente... Poi alle Marche dire voglio andare a sciare, capisci a me che... A Iesi. Voglio dire. Però non demordo, Carlo, non demordo, perché... No. Quest'anno è andato così, vediamo, finché avrò comunque la... assolutamente sì, e comunque ci andavi, ci vai forte anche, no? Sì, guarda, ti dico la verità, io appena le prime volte che andavo un ragazzo, un istruttore mi ha detto lì, ma tu da quanti anni sci? Veramente io la terza volta che vengo, è impossibile. Sì, ma gli ha detto, ma io andavo in moto. Esatto, poi quando ha saputo la mia storia mi ha detto sì, per te che facevi motociclismo è stato più semplice imparare, perché il monosci la cosa che ti terrorizza un po' è il fatto di essere tutto legato e non avere i freni, quindi imparare rimane un po' più lenta, no? L'insegnamento, perché uno dice ho paura, già sono tutto legato, vado in una discesa, non ho i freni, invece io quel senso di paura è quella cosa che a me mi dava sprint, capito? Figuriamoci. E mi ha aiutato. E poi la prima discesa che sono riuscita a fare completamente in piedi, insomma, senza cadere, mi sono messa a piangere dall'emozione e io ho capito che era lo sport che faceva per me. E infatti l'anno scorso, quando sono partita per la montagna da sola, lì è stato l'ultimo passo verso la mia autonomia, Carlo. Sì. È lì che è ritornato il mio sorriso, la stessa anima migliorata, ma di prima, serena. Sì, ora ti vedo, ripeto, io lo dico sempre perché così dico dall'esterno, ti vedo bene, nel senso sei serena, almeno questo è quello che traspare. Io, ci vediamo purtroppo di rado alle gare, ora neanche più a quelle, ci vediamo in televisione così, sul video, sul monitor. Comunque, a parte quello, ti vedo serena, vedo che, insomma, forse, cosa pensi, sei arrivata in fondo a questo percorso, la tua vita è cambiata e ormai, insomma, e hai un'altra vita, una vita diversa, no? Io, da fuori poi è tanto facile parlare, io vedo qui a Castiglione, io ora al momento sto a Castiglione da mio figlio,
qui vicino a noi c'è un tale, quello che ha fatto, Madonna. Allora, scusami, c'ho un lapsus. Zanardi, oh, mi è venuto, scusami. Ecco, Zanardi più di una volta mi ha detto, così parlando, dice, ma sai, alla fine sembra assurdo, ma quello che mi è successo mi ha dato, cioè mi ha aperto un mondo, mi ha fatto, cioè, non so se mi sarei divertito tanto, che sembra una cosa mostruosa, no? Se non mi fosse successo quel terribile incidente che gli è successo, lui non ha le gambe proprio, lo sai. E quindi voglio dire, mi viene da pensare forse che, insomma, succede alle persone che sono in grado di sopportarlo questo, perché fosse successo a me, non lo so. No, Carlo, guarda, in tanti mi hanno fatto questa domanda. No, io credo solamente che per uno sportivo, diciamo, è più semplice riaffermarsi di nuovo. Diciamo, siamo abituati, no, noi a delusioni. Lo sport insegna tanto, dico sempre, lo sport è la base della vita, no? Perché quando perdi una gara, per noi è una sconfitta, cioè, enorme, quindi già lo sport ti abitua a schiaffi in faccia, a ricominciare una stagione, anche se non tutto va bene, diciamo. Sacrifici. Esatto, bravissimo. E quindi, diciamo, quando ti succede queste cose, è più semplice riaffermarti. E anche chi non faceva sport non è che hai molte scelte quando succede questa cosa. Ne parlavo proprio qualche giorno fa con mia mamma. Mia mamma dice: non so se ce l'avrei fatta a fare quello che fai tu. Tu guarda, non puoi sapere. È un punto interrogativo, perché c'è chi si è lasciato andare, è vero, Carlo? Ti assicuro che c'è chi si è fatto, chi si è lasciato andare. Però a volte il dolore ci tira fuori delle cose che neanche noi sappiamo di avere. Non lo sappiamo nemmeno noi, veramente. Quindi non lo puoi sapere, sicuramente è difficile, avrai tanti dolori da attraversare, tante paure, tantissime paure, tante incertezze, ti farai veramente un milione di domande, perché io ne ho fatte veramente tante, no? Tante, perché dico, come invecchierò? Andrò a finire in un ricovero? Però anch'io, mi preoccupavo. Scusa, metto, perché quelli che non stanno in serie non vanno a finire di dopo, cioè, ha ragione, però, sai, farti queste domande a 27 anni, scherzo. Ecco, insomma, beh, a quest'età dovrei pensare a una famiglia, no? A ricordo, però è normale. E lì ti voglio, perché a questo punto guardiamo avanti, no? Perché voglio dire, sei giovanissima, parliamoci chiaro. Sì, ok, sei su una sedia a rotelle, però sei giovanissima, sei grintosa, sei brava, insomma, non sto qui a farti tutti i complimenti. Ho letto da qualche parte la tua speranza, magari, insomma, voglio dire così, guardando avanti, vorresti sposarti. Perché no? A parte, vabbè, ora ormai non si sposa più nessuno, ma insomma, andare a convivere, dillo come ti pare. Ti avevo chiesto se c'era un fidanzato, non ho mai risposto, e quindi non la rifaccio la domanda, andiamo avanti. Vorresti, insomma, avere una famiglia. Ecco, e qui ti devo fare un'altra delle domande che ho sempre avuto paura. Ma tu puoi avere figli? Scusami. Ah. Sì, sì, sì. L'unica differenza è che noi non possiamo fare il parto naturale e dobbiamo fare solo il cesareo. Però scusa, per se te l'ho chiesto, ma è una di quelle cose, no, che uno... No, guarda, io sono con te. Allora, io dico sempre che un po' della mia visibilità la devo utilizzare per far conoscere questo mondo, perché vedi, è giusto che tu ti fai la domanda. Io non lo so. La gente non sa, e quindi il mio compito è di far sapere. Sì, sì, noi possiamo avere i figli, con l'unica differenza, ecco, che fai un cesareo invece con parto naturale, perché ovviamente io non ho la spinta. Però per il resto, E quindi, certo, e quindi appunto, Alessia Pulita guarda avanti, e quali sono? Perché ognuno di noi ha più o meno qualche target, cioè qualche obiettivo, qualche cosa. Tu cosa? Perché io ne voglio troppe. Cioè, il mio problema, sì, vorrei andare a convivere, vorrei avere figli, però vorrei andare a sciare, però ci sono, io ho capito che la vita è precaria. Andare a sciare con i figli? Sì, 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 però il fatto che
la vita, mi sono resa conto, è così precaria, vedi? Da un giorno all'altro arriva un virus che ti chiude dentro casa. Non vorrei abbandonare nessuno dei miei progetti, però ti dico la verità, quello più concreto di adesso, sposarmi, mi piacerebbe mettere l'abito, ma non è così, diciamo, di grande importanza. Più importante per me comunque sì, è avere dei figli, quello sì, mi piacerebbe due, perché da un figlio solo, soprattutto dopo quello che ho vissuto io, mi sono resa conto che avere l'appoggio di un fratello, non perché auguro ai miei figli delle cose tragiche, però no, che c'entra. Un fratello, una sorella puoi sempre contare per tutta la vita, quindi sì, quello più concreto, Carlo, è quello di avere dei figli. Anche perché ormai hai quasi 35 anni, quindi è ora. Se vecchia, ora aspetta che vado a spararmi subito, visto che ne ho 30 più di te, comunque vabbè, lasciamo bene. Tra l'altro, anch'io non in agosto, non a fine agosto, ma a fine luglio, quindi insomma, ma sei del leone tu, no? Vergine. Vergine, vabbè, strano, no? Perché sembravi più leonessa. Vergine ascendente leone. Ecco, vedi, sapevo che c'era qualcosa di leonino. Ascolta, e quindi vabbè, e poi non lo sci non più, però cosa fai? Vai, vabbè, guidi la macchina tranquillamente, lavoro, però niente go-kart, niente velocità? Lavoro. Che fai? Lavoro in un'azienda di un nostro amico che fa stampi per camion, furgoni, così, sto ovviamente in ufficio. Sto al reparto tecnico, diciamo, dove partono le produzioni, quindi diciamo lavoro d'ufficio e ho deciso di lavorare, primo perché ho una pensione minima e proprio in vista di un figlio forse è il caso che qualcosa comincia a mettere da parte. Fai la zia? Ho la zia, sì, con una peste che sembra mia figlia, perché veramente mi sembra proprio, cioè sempre vestita da maschiaccio, non gioca con una bambola, una barba, niente. Ascolta, e vive a casa pulita, poverina, cosa secondo te cosa farà? La calza o andrà in bicicletta, in moto, quando sarà un pochettino più grande? No, va bene. Sicuramente. Non pensavo che diventare zia fosse così bello, tutti lo dicevano, ma guarda, è veramente un legame meraviglioso, meraviglioso. Sì, quando tu dici appunto avere dei figli, volevo dirti, non so se il mondo è già pronto ad avere altre Alessie Pulita, una già più due o tre Alessie mi preoccupa, però vabbè, vedremo di sopravvivere. Ascolta, e l'ultima cosa, perché poi siamo arrivati lunghi, ma è veramente un piacere. E parliamo anche di quello che sta succedendo ora nel mondo, no? Perché abbiamo parlato di tutto e parliamo anche di questo che purtroppo ci tocca tutti quanti. Vabbè, tu stai in casa e chiaramente la tua vita... Riesci a lavorare? C'è la tua azienda? Ah sì, forse è aperta. Al lavoro, perché sono, siccome non è molto che lavoro, sono ancora sotto un contratto da stagista, quindi i stagisti sono a casa senza lavorare. Ecco, vabbè. E poi per il resto, insomma, ecco, in due parole, cosa ne pensi? Come stai vivendo? Cioè, pulisci casa, faccio dolci, preparo tortelloni, tortellini, mi do da fare, cerco di occupare il tempo. È vero, non è semplice, però io sono abituata a fare delle quarantene, quindi diciamo già ho esperienza di stare segregato in casa senza poterti muovere. Poi proprio con la mia esperienza mi sono resa conto che più ci pensi, dici no, non lo posso fare, mi sono stancata, più ci pensi, più tempo non passa. È un periodo tosto, difficilissimo per tutti, perché dobbiamo chiedere il permesso per andare a fare la spesa, però bisogna veramente, l'abbiamo sentito allo sfinimento, però dobbiamo sforzarci di rimanere a casa, Carlo, che è difficile per tutti, e lo sappiamo, però più siamo bravi adesso e prima torneremo alla nostra vita normale. Speriamo che riprendano le corse, soprattutto parlando di noi, sì, perché veramente. Né io né te corriamo in moto, però insomma solo al pensiero, ci pensavo anche stamattina, tanto per cambiare,
che bello quando saremo, tu ti rendi conto quando saremo di fronte, io sarò in sala stampa e partirà una gara di moto, cioè una cosa che sembrava banale, no? Cioè, vado a Misano, c'è una gara di moto, cioè staremo col fiato sospeso. Io però mi auguro che dopo, da quando usciremo, che comunque ci ricorderemo di questo momento, non che poi ci dimenticheremo. Non dobbiamo dimenticarlo, perché le brutte esperienze vanno prese nel modo giusto, vanno vissute, capite, ma che servano d'esperienza questo. È solo che io ho paura che noi esseri umani tendiamo un po' a dimenticare poi. Ma questo ci deve servire la lezione. Sicuramente, è anche la mia speranza, ti devo dire, che finalmente godremo di più quelle cose che ci sembravano normali. No? Normali, insomma, normale prendere un aereo, sì, era normale, però è talmente bello in un'ora coprire, andare in Spagna, andare in Francia, cioè tutte cose che torneremo a godere, che prima diceva, vabbè, vado a prendere l'aereo, no, aspetta un attimo, cioè voglio dire, tu ora sali su quell'affare e va per aria e a terra, e, insomma, ecco, ora esempio stupido, ma torniamo ad apprezzare tutte le cose, queste era un esempio stupido, ripeto, ma tante altre cose, una passeggiata con chi vuoi bene. Abbracciarsi, incontrarsi e abbracciarsi. È vero. Cioè, è una cosa più semplice. È vero, anche questo. Ora quando incontro qualche persona devo stare lontano. Vabbè, torneremo ad abbracciarci, Alessia, sicuramente. Ci vedremo nei box e ci abbracceremo, dai. Sicuramente, Carlo. Sicuramente. Alessia, io ti ringrazio tantissimo, mi ha fatto davvero tanto piacere e arrivederci a presto, veramente. In gamba, salutami tuo fratello, la bimba, tutta la famiglia Pulita che sai che io adoro. Grazie, Carlo, un abbraccio virtuale grandissimo. Anche grazie a te. Ciao. Ciao.